nella prospettiva di dire sì, parliamo della democrazia che è bella, perché fra sei mesi i grillini e 5 Stelle, i grillini e la Lega cadono e noi ci riposizioniamo lì. Noi dobbiamo mettere questo pensiero anche al servizio di chi governa oggi. Dobbiamo reintermediare la democrazia che è stata disintermediata. È una sfida lunga, è una sfida che impegna tutti, ciascuno per il suo, a spendere le proprie energie. Io ho scritto questo libro per dare il mio umile contributo. Grazie. Direttore, grazie. Davvero grazie. Poi Gaia Proietti farà il ringraziamento professionale, la conclusione professionale nel poco tempo che ancora vi tratteniamo, cioè attimi. Io colgo questa occasione, diciamo facendo un piccolo abuso di microfono, il 20 di giugno alle 9.30 abbiamo un filosofo reno, Sabino Cassese, discuterà con noi sulle macro regioni a chi tocca la prima mossa. Sarà con noi Sabino Cassese nella veste riconosciuta, e credo che anche Bardano, che è esigente nei confronti delle classi dirigenti, di ciò che non si può chiamare classe dirigente, sia d'accordo con me nel qualificare Sabino Cassese filosofo reno. È un gigante, sa tutte le cose, credo che sia, diciamo, un gigante del Novecento che ci deve illuminare ancora parecchio in questa parte difficile del nostro cammino. Ci sarà con lui Lorenzo, aiutami a ricordare la pronuncia esatta, Morassut si pronuncia, Morassut, che ha fatto l'unica proposta, diciamo, articolata sul macroregionalismo, non prendendo in prestito né la geografia economica né le carte dell'Istat, ha fatto un ragionamento anche politico, istituzionale. Poi ci sarà con noi Bressa, che ha avuto il dossier in quanto, diciamo, facente funzioni agli affari regionali, e poi la Casini, che è una donna di governo della regione Marche, che guarda con simpatia a questo fidanzamento con l'Abruzzo. C'è un piccolo interesse prima dell'Abruzzo di un fidanzamento tra noi e la regione Marche. Se potete, ci teniamo molto alle 9.30, purtroppo l'orario del filosofo è questa, dalle 9.30 alle 11.30. Grazie e buona serata. Quello che devo dire è che i giornalisti, 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 i giornal
e dire fin dal dibattito sul referendum costituzionale molti di noi sono stati presenti combattendo contro le fake news, nel senso che il contributo che lo studioso deve dare non è di dire vi spiego io come stanno le cose perché io ho studiato il politico. Il contributo deve essere un contributo informativo, il professionista si parla di costruzione, il medico se si parla di vaccini, come il competente quando parla, non deve portare l'autorità, deve portare l'autorevolezza, soprattutto deve portare l'informazione, cioè deve consentire che tutti gli altri possano capire come stanno le cose e poi decidere liberamente. Io personalmente sono previsivamente presente anche su Facebook e cercando di chiarire i termini della corte, chiarendo, l'ho fatto io, l'ho fatto anche altri, i quattro precedenti sicuri che si hanno del rifiuto di nomina di un ministro da parte di altri quattro diversi presidenti della Repubblica, sono stati ricordati, quindi capire che è un precedente questo. Nelle altre situazioni il presidente del Consiglio incaricato accettava, vuol dire riconosceva l'autorità e offriva lo stesso Renzi, vuol dire da ultimo fu interdetto in una nomina, in questo caso in quella fase di Stato invece ci fu rifiuto, l'autorità non era che il Presidente della Repubblica esercitasse il potere del portatore della Costituzione, ma che un Presidente incaricato che spocchiosamente rifiutasse e non offrisse l'alternativa. Poi per fortuna la situazione si risolve, sono più felice che poi chi ha il governo sia, come dire, siano due forze che hanno vinto le elezioni, è democraticamente necessario e sempre questo per dire va riconosciuto in ogni occasione. Grazie. Il 20 di giugno è al Comune di Pescara ovviamente il convegno sulle macro regioni con il grandissimo Sabino Cassese.